Benvenuti. Grazie tanto. Vi aiuteremo a sistemare. Dobbiamo entrare lì adesso. Siamo arrivati in tempo? Sì, siete arrivati appena in tempo. Quando sarà la partenza? L'imbarco è previsto fra due notti. Entrate. Shalom. Entrate, entrate. Riusciremo a partire? Sì, siete arrivati in tempo. Shalom. Ci vado io adesso. No, tu ci sei già andato. Tocca a me. Dai, ma devo andarci io. No, adesso tocca a me. Io. Non è giusto. Il mio bambino sì. Non è giusto. Samuele! 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 Non mi riconosci? Sono la tua mamma. Samuele, tesoro, amore mio, guardami. Sono qui, sono viva, sono la tua mamma. La tua mamma. Non è vero! Come non è vero? Non è possibile. Non mi ha riconosciuta. Sei che ti ha riconosciuta. Per questo è scappato. Magda! Non ti vuole più. Ti prego, aiutami. Samuele è mio figlio. Mio figlio! Ti credeva morta. Aveva bisogno di me. Ma ora sono qui. Perché non sentiamo cosa ne pensa lui? Samuele! Samuele, guardami! Vuoi andare da tua madre? Visto? Come sei crudele, Magda. Hai approfittato della mia assenza. E lo hai tirato dalla tua parte. Hai sentito che cosa ha detto? Diglielo che non è vero. Parla! Sono stata io a costringerti a scegliere me! Diglielo! Non sono nazisti! Levatevi di mezzo! Credetemi! Andate via, imbecilli! Lasciateli imbarcare! E a noi chi ce lo dice che sono ebrei? Mi tirerò come ostaggi! Fate come me! Vanno andati nazisti! Facciamo lo sciopero della fame. Esther, puoi ripetere la tua proposta? Qui non hanno sentito. Facciamo lo sciopero della fame.
Lo sappiamo tutti che cos'è la fame. Abbiamo provato tutti questo tormento. Noi, i nostri figli, tutti. E allora ve lo dico di nuovo. Facciamo lo sciopero della fame. Questo vuol dire che fino a quando non ci faranno partire, nessuno di noi toccherà cibo. Nessuno. Tranne i bambini e le donne incinte. Allora? Ci sono obiezioni? Chi è d'accordo? Alzi la mano.